Aveva sfidato per tutta la vita la solitudine e gli toccava morire in mezzo agli uomini, questo gli dispiaceva. Ma sul fatto di morire, il francese era abbastanza fatalista, in un modo o nell'altro ho vissuto abbastanza. Non era un uomo disperato. Con un certo senso dell'ironia partecipò al gioco, si prestò. Il cane non si allontanò mai da lui durante tutte queste fasi del processo, delle cose. Mai. Bastardo era sempre lì, a due passi da dove era il suo padrone. Paperoni, era un niente in mezzo agli altri. C'era Pinco Panco, c'era il signor Brown, in italiano farebbe marrone, ma è meglio dire Brown, che ha una sua dignità. C'era il mio amico Steve, quello col naso grosso. C'ero io, c'era quello scrittore, London. Rompeva le palle a tutti che voleva fare lo scrittore, c'era un sacco di gente lì nel Klondike.